Una cordiale buonasera amici di Parliamone, bentrovati su RTO2, un altro appuntamento, torniamo a parlare di basket, continuiamo a conoscere ragazze che si occupano, che giocano e che vivono il basket ad alto livello. Quest'oggi ospite con noi c'è Emilia Bove. Ciao Ciao, Emilia, grazie per ciao. aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Emilia è nativa campana di Caserta, da 2 anni vive l'esperienza della Ceprini Orvieto qui nella nostra città, e dalla veneranda età, diciamo così, di 10 anni che hai conosciuto questo sport che ti ha appassionato e che adesso ti sta portando, insomma, un po' in giro per l'Italia. Ecco, parlaci un po' di come è nato tutto. Beh, questa è la prima esperienza che comunque sono a Orvieto, perché io frequentavo la prima media, premetto che a me la pallacanestro non piaceva per niente, e un giorno arrivò un allenatore e mi vide alta e comunque disse: vieni a provare con noi questo sport. E io andai e vidi che mi piacque tantissimo e decisi di provare a giocare. E niente, poi ho fatto 2 anni ho fatto mini basket e ero l'unica femminuccia che giocava con tutti i maschietti. E niente, per 2 anni ho fatto questo. E poi dopo un allenatore della femminile di Caserta, Le Pantere, allora si chiamavano così, mi vide e mi fece fare un provino con la sua squadra. E niente, poi dopo venni presa e incominciai a giocare con loro, con questa squadra. Facevo parte anche della prima squadra. Prima, le Pantere erano in B2, poi salirono in B1 B1. e poi dopo feci anche alcuni allenamenti anche con la prima squadra che arrivò addirittura in A2. Quindi la mia prima esperienza in A2 con giocatrici di livello e quindi ci sono state abbastanza soddisfazioni, perché comunque ho fatto parte anche della nazionale fino all'Under 20 ho fatto, poi ho fatto anche un'esperienza nella nazionale maggiore e quindi mi sono tolta tante soddisfazioni. Poi dopo un bel periodo le Pantere fallirono. E l'allenatore, che tra l'altro mi aveva scelto quando ero piccolina e facevo il mini basket, mi propose di andare a provare una squadra di Napoli che prima si chiamava Gymnasium. E così andai lì e dove praticamente sono stata fino a 2 anni fa. Ho finito di fare le giovanili lì, poi dopo ho fatto la B2, poi siamo saliti in B2 e poi dopo è arrivato anche l'anno in A2. Ho fatto, mi sembra, non voglio sbagliare, 3-4 anni in A2 e poi dopo niente, cercavo un qualcosa in più, degli stimoli Stimoli in più. maggiori e niente, quindi poi dopo ho abbandonato. Bah, vabbè, con dispiacere sì, perché comunque sono nata e sono sempre cresciuta lì a Napoli e sono venuta qui a Orvieto e ho fatto la mia prima esperienza nella massima serie, dove l'anno scorso comunque mi sono tolta abbastanza, cioè mi sono tolta tante soddisfazioni perché comunque venivo da un campionato, ho trascorso l'ultimo anno a Napoli che non è stato dei migliori. E quindi comunque giocando in un nuovo posto, avendo nuovi stimoli, comunque sia ho ritrovato quello che avevo Cercavi, perso. esatto. Avevo perso comunque l'ultimo anno che ho fatto a Napoli, che non mi è piaciuto perché non avevo più stimoli e quindi ho deciso di cambiare. E mi è andata pure bene, devo dire la verità, perché l'anno scorso comunque abbiamo fatto un bel campionato, e la squadra comunque era giovane, anche quella di quest'anno è giovane.
potrebbe andare meglio questa stagione di quest'anno, però speriamo vada bene. Adesso poi ne parliamo magari anche un po' più in maniera approfondita di questa esperienza di quest'anno. Senti, come è venuta la chiamata? Chi ti è venuto a cercare? Allora, mi è venuto a cercare Massimo Romano, il mio allenatore mi ha cercato, perché comunque io già lo conoscevo, però non è mai stato il mio allenatore, cioè l'ho sempre avuto contro. Ah, ecco. E lui... Quindi hai lasciato un bel ricordo. Sì, sotto però le direttive dell'allenatore che c'era l'anno scorso, che era Valentinetti. E mi ha fatto piacere questa chiamata, perché comunque il mondo del basket oggi non è che sta passando un bellissimo periodo, e quindi io comunque sono stata fino all'ultimo, perché non avevo squadra fino ad agosto, che arrivo a questa chiamata di Massimo, che appunto mi aveva detto che mi avrebbe fatto piacere avermi nel roster di Orvieto. Io non ci ho pensato due volte, perché per me è stata, giocare nella massima serie comunque ti dà quel qualcosa in più, sempre per migliorarti, e quindi ho accettato. Anche perché ma giocare nella massima categoria è sempre un'aspirazione, sì. È una delle maggiori aspirazioni. Senti, sei arrivato ad Orvieto e hai trovato che società, che ambiente? Io mi trovo molto bene, ma veramente bene, perché è una società, più che una società, io la vedo una grande famiglia. Perché comunque ci conosciamo tutti, poi io come tipo sono molto espansiva, e quindi mi piace molto 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 stare qua. Quindi hai trovato un posto in cui ti puoi esprimere anche sotto il profilo personale, non solo agonistico. Sì. Bene, sono contento, che questa è una conferma anche di quello che ci diceva, che ci hanno detto le tue compagne quando sono venute qua ospiti. Hanno parlato bene, sì? Sì, sì, tutti molto bene. Ah, vabbè. Senti, parliamo un pochettino anche del campionato di quest'anno, che è stato un po' particolare. Vado a dare un colpo al cuore adesso. È un po' particolare, diciamo, è un inizio difficile, molto difficile. Sì. Anche perché il calendario non vi ha certo aiutato, visto che avete incontrato tutte squadre di altissimo livello, Ragusa, Venezia, su tutte. Parto dalle ultime parole del vostro allenatore, che ha rilasciato la scorsa settimana proprio al termine della partita in casa contro Parma. A volte a noi ci si spenge l'interruttore e non sappiamo più quello che stiamo facendo. Infatti. Allora dobbiamo ripartire un attimo con la testa più che con le gambe. Infatti il terzo quarto ci è costato molto, perché comunque abbiamo finito il secondo quarto a più 12. E entrare il terzo quarto e avere un break di... adesso non mi ricordo bene, perché proprio me la voglio proprio dimenticare questa partita, e mi sembra un 10-0 per loro. 12-0. Quindi... Dobbiamo soprattutto lavorare di testa, soprattutto quando ricominciamo la partita, perché ci sono dei momenti che il primo quarto non va bene e dei momenti che l'inizio del terzo quarto non vanno bene. Allora dobbiamo cercare un equilibrio, cioè di stare sempre lì con la testa, perché non possiamo permetterci di deconcentrarci, perché sono tutte squadre, come detto prima, dotate di ottima tecnica, e quindi non dobbiamo cercare di uscire da questo tunnel, perché una vittoria ci farà sicuramente ritrovare la gioia e comunque anche la forza di andare avanti. Però io penso che alla fine oggi
No, ieri quando ho fatto allenamento ho detto al mio allenatore non può piovere sempre, no? Ah, E certo. quindi spero che anche per noi cioè, venga questo momento. Positivo. Questo momento positivo che comunque ci aiuterà tantissimo comunque di andare avanti e di toglierci anche delle soddisfazioni, perché comunque siamo una squadra giovane, non puntiamo in alto perché sarebbe, cioè, sono umile e accetto, cioè, ognuno accetta i propri limiti, no? Quindi come squadra... Ti rendi conto insomma che ci sono squadre decisamente sì, più... però almeno... non dico, cioè, i play-out proprio li voglio proprio eliminare e quindi almeno salvarci o perlomeno un ottavo posto che ci permetta di fare i play-off. Però vabbè, è tutto da vedere, ancora lunga la stagione e spero tanto che comunque ci risolleviamo e andiamo avanti in maniera positiva. Ovviamente in un campionato come questo Ragusa e Schio su tutte mi par di capire, ma c'è Venezia e poi c'è questo gruppone in cui anche a, diciamo, a parere delle tue compagne ci sono squadre che però non sono così, diciamo così, lontane da voi. Cagliari, che poi affronterete sabato, a breve, sì. È un'altra di quelle squadre che è lì a quota 12 punti, che è il vostro obiettivo in questo momento per tirarvi fuori dalla zona playoff, per cui non è che poi dovete dimostrarlo voi adesso di essere all'altezza, in questo caso di Cagliari e comunque del gruppone che sta lì, Napoli compresa. Sì, l'ultima partita, quando mi sembra Umbertide ha vinto contro Schio, sì. Cioè, questo ti può far capire che comunque la palla è rotonda, ogni partita è a sé. Quindi credo che anche questa partita, questa che adesso deve arrivare, cioè quella di Cagliari, è a sé. Quindi comunque giochiamo in casa, comunque abbiamo un pubblico caloroso e quindi ripartiamo dal secondo quarto contro Parma, dove abbiamo giocato bene, abbiamo difeso abbastanza bene e quello che spero è che facciamo in questa partita contro Cagliari è comunque avere una continuità. Quindi una partita, ovviamente anche quella con Cagliari sarà sicuramente molto, molto impegnativa, ma credo che comunque anche dalla consapevolezza che state tirando fuori anche da queste sconfitte, perché molto spesso ti dà molto di più una sconfitta, anche quelle insomma che alla fine ti pesano molto, come quella di Schio, che insomma credo che per vabbè. Digerirla tutta la strada, poi tutti quei punti, insomma. Vabbè, ma loro però sono troppo forti. Tu parti con il presupposto che tanto non ce la fai. Sì. No, vabbè, Orvieto qui con Schio al turno dei playoff 3 anni fa. Schio vinse il campionato, vinse lo scudetto, ma faticò non poco per vincere, per cui... Ma anche l'anno scorso comunque un po' mi hanno faticato, però sai che cos'è? I primi due quarti uno la mantiene la partita, però poi non... cioè loro sono... proprio il loro modo di giocare è veramente diverso. Non ce la fai, a un certo punto arrivi scarica mentalmente, cioè ce la fai per i primi 20 minuti, poi gli altri 20 minuti è come se non lo so, come se ti abbandonassi, come se ti arrendessi. È vero, è brutto da dire perché io non mi arrendo, penso anche una giocatrice in generale, certo, non si arrende, però poi io accetto i miei limiti e non è che parto già sconfitta, però alla fine cioè, si vede che comunque sono giocatrici abbastanza professioniste e poi con esperienze, cioè, con
praticamente ci sono alcune che hanno sempre fatto comunque la 1. La 1. Per cui ti trovi anche con loro a, insomma, a trarre da loro sì. Consigli. Certo, magari, certo, tante... da loro c'è solo da imparare e basta. Ovviamente la, insomma, Emilia giocando qui ad Orvieto da 2 anni ti sei resa anche un po' conto di come la Serie 1 in particolare, o la pallacanestro femminile in particolare, è seguita. Sai, tu vai, adesso non so quando tu stavi a Caserta o a Napoli se eri abituata a un palazzetto, un palasport gremito. Vedi anche qui c'è stata sempre questa difficoltà di diciamo di passione intorno a questo sport. Negli ultimi anni, forse perché anche diciamo, la società ha cercato un po' di coinvolgere un po' di più anche la città con iniziative, qualche cosa si sta muovendo, ovviamente ci vuole un po' di tempo, però volevo capire da te come, se ti aspettavi magari più pubblico, più tifo, più calore. Quando giocavo a Napoli il palazzetto è abbastanza grande e quindi era molto seguito. Cioè, quindi c'era veramente tanta tanta gente. E qui, quando sono venuta qui a Orvieto, l'anno scorso ad esempio non è che c'era tanta gente, ne vedo molta di più quest'anno perché comunque io faccio anche l'allenatrice di mini basket con le bambine. Ah, quest'anno ti hanno coinvolto anche qui con le sì, ragazze? Sì, ecco. Quindi c'è un solo giorno dedicato alle bambine, solo femminile, perché poi mi sembra 2 giorni queste bambine fanno insieme ai maschietti e poi hanno dedicato un solo giorno con solo femmine allenate da me e da Azzurra. E questa è una cosa molto bella perché comunque vengono genitori al palazzetto, scambi 2 chiacchiere e quindi poi introduci anche il fatto che giochiamo la domenica e comunque queste bambine sono abbastanza appassionate a questo sport e quindi cerchiamo di far venire più gente possibile per poter avere il calore casalingo, perché poi giocare in casa con un bellissimo pubblico che ti applaude, che fa il tifo per te, cioè, penso che sia una cosa spettacolare. Certo, cioè, diciamo è l'11° o il 6° sì, uomo in campo. Infatti, sì, infatti è vero, è una figura molto molto importante, perché comunque ti dà la carica per poter affrontare la partita nel migliore dei modi. Tu vivi il basket adesso da professionista praticamente da 4 anni, 5 anni? Sì. Diciamo da quando sei salita di... Da quando sono salita di categoria, sì, da quando facevo la 2, ma anche se uno gioca, anche quando giocavo in B2 o in B1, io tutti i giorni facevo allenamento quando stavo a Napoli, perché sento che alcune giocatrici che comunque fanno la B1, la B2, comunque si allenano 2 o 3 volte a settimana, a me non è mai successo, ho sempre fatto tutti i giorni allenamento. Fino adesso che comunque la Serie A1 ti impegna tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e l'unico giorno libero che noi abbiamo comunque di staccare è il lunedì e basta. Ecco, parlaci un attimino, Emilia, di come tu vivi l'attività agonistica, in questo caso il basket, diciamo, raccontaci un attimino la tua giornata tipo con gli allenamenti, anche con i rapporti che hai con le tue compagne, non so se vivi come le tue compagne, vivete tutti insieme all'interno di una casa, un appartamento? L'anno scorso abitavamo 6 persone, e vabbè, era una villa, però erano 2 appartamenti, quindi 4 da un lato e 2 dall'altro. Quest'anno invece vivo tutt'altra parte, non Porano Centro, ma vivo a Colle Ombroso, specifico nella bellissima casa. E insieme ad un'altra mia compagna di squadra che comunque ci ho vissuto anche l'anno scorso. E vabbè, la mia giornata tipo è comunque mi sveglio la mattina, mi preparo per andare a fare allenamento, dopo l'allenamento ritorno a casa, mi preparo il pranzo,
E poi dopo mi riposo, stravaccata sul divano, guardo la televisione e dopodiché mi preparo un'altra volta per andare a fare allenamento. Due sedute giornaliere. Sì, due sedute giornaliere, tranne, vabbè, il giovedì che comunque, siccome ci alleniamo presto, e quindi non, cioè non, ma no, come si dice? Diciamo l'allenamento Il periodo, no, come si dice? di pausa. La pausa. No, aspetta. Ah, il tempo di recupero Ok. cioè, è minore, si dice. Sì. È minore e quindi non è possibile fare due allenamenti il giovedì, visto che ti Ok. alleni alle 2. E poi il mio giorno libero È invece il lunedì. è il lunedì, unico giorno libero. Vabbè, andiamo a fare una passeggiata a Orvieto. Hai qualche Oppure passione particolare? Hai qualche niente. passione particolare? Al di fuori, diciamo, de. Allora, mi piace molto fare le unghie. No, è vero, è Quindi una mia se ti passione. piace, diciamo, L'estetica pure mi piace, sì. l'estetica, Sì, non mi veniva. tantissimo. Sì, oltre al basket ho anche questa passione. Mi piace molto curare la persona. Vabbè, alle altre, perché io non è che mi curo poi così tanto, vabbè. Però Ti piace curare le mi altre? piace curare le altre, sì. Ah, Mi ecco. piace fare la stylist, oltre che E fare la giocatrice. quando hai finito di fare la giocatrice, E quando ho hai finito di già fare la pensato di giocatrice, quello che vuoi no, non fare? lo so, vorrei aprire un bel nail bar, Back. perché mentre uno sorseggia un drink si fa anche le unghie, e questo non Ah, esiste ecco. ancora, quindi ne approfitto per questa trasmissione per fare anche questa Ah, ecco. pubblicità. Eh beh, perché un'idea di cose particolari ne nascono tantissime, perché E no? quindi, visto che la pallacanestro Adesso non lei. durerà Vabbè, per sempre, ma tu ne hai ancora molto vabbè, da. sì, sono ancora giovane, 26 anni, E è un altro appunto, po' di tempo. almeno altri 10 anni come minimo. Come minimo, se ce la faccio, sì. Serie A 1, la Serie A 1 significa comunque massimo livello nel momento in cui tu sei approdata. In Serie A adesso devi soltanto che rimanerci, che forse è più difficile. Ecco, bravo. Non è tanto arrivarci, forse è più difficile Sì, è rimanerci. vero, è veramente difficile rimanere nella massima serie perché comunque devi sempre poter cioè, dimostrare il tuo valore e crescere sempre giorno dopo giorno e non accontentarsi mai, no? di quello che si ama, a volere sempre di più. E quindi il modo migliore è quello comunque di lavorare sempre, sempre duro, stare sempre concentrata e comunque imparare anche da altre persone, altre giocatrici, altre, comunque faccio esperienze, gioco con Schio, con Ragusa che comunque ha giocatrici di livello, comunque prendere un qualcosa di positivo che mi possa far andare avanti sempre in questo mondo. Senti, proprio in questo mondo, come hai detto tu, le conoscenze, il contatto anche con tecnici, altre giocatrici, ovviamente ti può aiutare anche per il futuro, per la possibilità di provare in altre esperienze, in altre realtà cestistiche, insomma. Non Sì, beh, se arriva io sono contenta, però ti devo dire la verità, io è che qua ci aspiri no, molto. non c'è. Cioè, tu fai il tuo lavoro, lo fai con attenzione, con passione, Sì. E come quello, come diciamo, come hai fatto sempre, poi Dio poi, vabbè, chi vivrà vedrà. provvederà. Sì, chi vivrà vedrà. Io sono una che si attacca molto alle cose. E per Come me. esempio a Napoli io stavo bene, non avevo l'esigenza comunque di andarmene. Però, visto che non avevo più stimoli, quindi dovevo svoltare in qualche maniera, e quindi me ne sono dovuta andare. E invece, tornando qua, cioè stando qua a Orvieto, mi sono affezionata. E quindi per me è come se, cioè, ho ritrovato un'altra famiglia. E E adesso non te ne vai più. adesso, vabbè, poi Adesso vediamo. chi lo sa, D'accordo, vediamo. siamo in chiusura. Ovviamente ringraziamo Emilia che ci ha fatto compagnia per questa mezz'ora, ci ha raccontato un Grazie a te. po' la sua esperienza, come sta vivendo questa bella esperienza. Ovviamente se vuoi invitare tutti a partecipare.
Venite tutti al Palaporano alle 20:30 di sabato. Mi raccomando, non mancate. E poi ovviamente c'è tutta la stagione che verrà, il girone di ritorno che sarà ancora tutto, sì, da seguire. Grazie Emilia. Grazie. Grazie a voi che ci avete seguito. Parliamone su RTO2, torno la prossima settimana.